Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Cosa ti dice l'energia dell'universo? Puoi riceverla al meglio? Di che segno sei? Oggi è mercoledì 23 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Giornata stupenda, ma la notte no, punto. Così la canzone di Renzo Arbore, il cui ritornello, facile da fischiettare, segna il passo del vostro umore. Sereno in mattinata, grazie alla luna acquatica che vi tiene bordone con un trigono, accarezzando prima Giove, poi Nettuno nel vostro segno, a loro volta coccolati da Plutone protettivo e da Venere miciona. Peccato davvero sciupare tutta questa bellezza solo perché la luna pomeridiana si mette a fare capricci cambiando di segno e ora alta nel cielo in quadratura vi ricorda tutte le incombenze che avevate in agenda e non siete riusciti a concludere, e con che cipiglio. Tranquilli, è solo mercoledì, domani, di buzzo buono, recupererete il tempo perso in fantasie d'amore. Del resto i creativi si nutrono si sogni senza la loro ispirazione, senza qualche volo verso l'alto, tra i palazzi di nuvola, dorati dal sole al tramonto, questo mondo sarebbe così triste e grigio che vi verrebbe voglia di dar vela subito a gambe. Amori non corrisposti, illusione sul conto di persone che alla fine ci deluderanno, sconfitte in amore, tradimenti, ma anche e soprattutto il consultante potrebbe essere innamorato di qualcuno impegnato, sposato, separato, divorziato. Anche i single potrebbero incontrare persone sbagliate o comunque impegnate. Oggi nati di lunedì e venerdì risentiranno molto dell'affacciarsi di alcune nuvole sul loro amore. I single in particolare risentiranno di un senso di sfiducia notevole. Oggi siate particolarmente prudenti in tutto e per tutto. Siate attenti alla guida, a dove mettete borsa, borsellino e chiavi. Darete ottime prove della vostra abilità e competenza, dal lavoro, agli hobby, alle cose professionali. Oggi gli astri sembrano davvero volervi mettere in mostra a tutti i costi. Se stai pensando a una decisione importante, prima di prenderla fai attenzione alle tue risorse e alle conseguenze. Poi decidi il giusto. In quello che è accaduto tu non ne hai colpa. Solo fai attenzione a non assumerti le responsabilità per difendere qualcuno. Formare una famiglia è il vostro sogno, ma bisogna prima mettere le cose in chiaro con il partner che sembra ancora indeciso. Oggi Giove favorirà il vostro spirito d'iniziativa e rimarcherà le occasioni giuste dalle quali trarrete successi davvero insperati. Ponete attenzione alle nuove conoscenze che potreste fare. Tra queste potrebbe esserci realmente le persone della vostra vita. Emozioni intense, fascino. Bene le nuove relazioni. Serata piacevole. Tutto ciò che è insonorito ti incuriosirà. Fai qualcosa che normalmente non fai. Riposare ad esempio. Avete la soluzione di un problema a portata di mano. Cogliete le occasioni giuste che oggi non mancheranno per uscire da un tunnel nel quale il vostro carattere vi ha cacciato. Avete l'energia giusta in questo periodo per osare e per rischiare, anche laddove vi sentite meno sicuri. Per cui non lasciatevi intimorire dai pareri negativi ed eventuali di qualche amico. Se non provate in prima persona non imparerete mai. Possibili entrate di denaro attese da tempo. Certe situazioni sentimentali che apparivano troppo complicate potranno improvvisamente volgere al bello. In amore vivrete una fase decisamente felice. Previsione dei transiti di questa giornata di fine giugno ancora per voi abbastanza positiva. Il Sole e Venere, dal segno buon amico del Cancro, vi infondono un ottimo tono vitale e una corroborante iniezione di energie anche mentali. Il team Giove, Nettuno, i due vostri pianeti guida, transitano in congiunzione col vostro segno, promettendovi una capacità percettiva di prim'ordine, facendo in modo che nulla o quasi sfugga al vostro radar in questa giornata. Oggi avrete molta energia positiva, soprattutto durante l'ora del mattino. Per quanto riguarda il lavoro, anche i ragazzi avranno voglia di fare più, buone notizie in arrivo. Cercate di portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, dimostrando a tutti il vostro valore. Belle energie per i pesciolini in questa giornata, soprattutto nelle ore del mattino. Sul lavoro avete più voglia di fare. Belle notizie in arrivo. È incredibile come ancora non vi siate resi conto delle fortune che avete avuto, perché ne avete avute e ne state avendo anche adesso. Dovete soltanto modificare qualche piccola abitudine. Se vi prenderete un momento per assaporare tutto, allora troverete anche la felicità e la serenità,
che deriva dalle cose semplici e dall'apprezzamento più sincero, per la vita in generale. Giornata divisa in due come la mela di Biancaneve, splendida la mattinata grazie alla luna in Scorpione, segno d'acqua in trigono al vostro e al vostro esimio inquilino Giove, ospite dei palazzi sottomarini di Nettuno, ma buona amica anche della coppia Venere-Sole, da ieri abbracciata nelle acque cosmiche del Cancro, dove, baciandosi, ha dato inizio all'estate, supporto anche da Plutone, insomma, non vi manca proprio nulla, o forse sì, l'appoggio lunare 24 su 24, invece nel pomeriggio la bianca signora si scoccia e passa in Sagittario, segno in quadratura, dove vi dichiara una mezza ostilità, mezza, perché il suo astro guida, Giove, è vostro ospite, gli deve usare riguardi, amore ed eros, un bagno nella baia dell'amore, dove le coppie si innamorano, si sposano, si lasciano e si incontrano alla velocità della luce, magari nascono anche bambini, belli, sani e intelligenti, fotocopia dei loro genitori. Sogno? Può darsi, ma prima o poi i sogni diventano realtà. Neppure in ambito sentimentale porgere l'altra guancia ha dato i risultati che speravate. A questo punto, siate determinati. Prendete il toro per le corna e fate capire il vostro punto di vista. È possibile che dopo i successi e gli entusiasmi prorompenti dei giorni scorsi ci sia una fase naturale di calo, di riposo del guerriero, di necessità di riprendersi spazi di ricarica e di autonomia. Non vi isolate, però troppo e tenete sempre ben stretto il filo di un'intesa che si è creata tra voi e il vostro o, la vostra, partner. Se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 7 marzo, Mercurio contrario dal segno della comunicazione, i Gemelli, potrebbe inconsapevolmente rendervi disattenti ed esporvi, in seguito, al rischio di critiche. Lavoro e denaro, splendida creatività, le idee le pescate in fondo al mare, come i pescatori fanno con le perle, sono racchiuse nell'ostrica della vostra anima e ne fate dono solo a chi ne è degno. Viaggi di lavoro, esami, contratti con l'estero in prospettiva. La vostra professionalità e la padronanza linguistica fanno di voi il numero uno. Le stelle vi proteggono in merito alle vostre nuove avventure in ambito lavorativo. Se state meditando di iniziare un'attività autonoma o di cambiare luogo di lavoro, è il momento giusto. Un bel Plutone vi guarda di buon occhio e vi aiuta a non farvi ingannare tanto facilmente in ufficio. Vi farete rispettare con risposte molto esplicite che si servono della vostra impareggiabile vis ironica. Specie se siete della terza decade. Benessere, informissima per tutta la mattinata, doppiamente se siete già in vacanza e avete preso la bella abitudine di andare a nuotare il mattino presto. L'acqua è fredda ma tonifica, rendendovi simili a tritoni e sirene. Un filo di emicrania dopo mangiato, quanto vi sentite subito più gonfi? Forse perché non azzeccate le combinazioni alimentari giuste o perché il fegato, troppo sollecitato, ha bisogno di un aiutino. Stop al vinello ghiacciato, va giù bene, ma con le alte temperature non giova. Un'altra giornata senza pause mette alla prova la vostra resistenza, in ambito lavorativo e nella vita privata. Siete stressati fisicamente e mentalmente e per recuperare basta staccare per un paio di ore. Per lei, fiducia, ecco la parola chiave per prendere tutto ciò che accade con disinvoltura, non sotto gamba, ma con l'apertura mentale necessaria per apportarvi cambiamenti e migliorie. Quando le cose non girano basta volerle e saper far girare. Per lui, in giro per lavoro naturale fermarsi a pranzo da mammina o dalla suocera, che accolgono come Marco Polo sulla Via della Seta. Grande esibizione di ricette pantagrueliche, peccato che nel pomeriggio abbiate ancora lavoro da sbrigare, così appesantiti sognate solo una pennichella. Colore delle emozioni, Bordeaux. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.